collegato. L'infotainment a teatro. Il mix tra informazione e spettacolo diventa un appuntamento itinerante che fa tappa anche a Trinitapoli nell'auditorium della parrocchia Immacolata. Sul palco l'avvocato Gianfranco Amato e Giuseppe Povia. Il primo è di fatto il relatore di questo incontro dedicato a temi delicati come quelli riguardanti la famiglia tradizionale, la teoria gender, la tutela dei diritti dei bambini. Il secondo, cantante con il gusto della provocazione, quegli argomenti li trasferisce in musica, con brani che, soprattutto sul palco di Sanremo, hanno scatenato polemiche che si parlasse di bambini, gay o eutanasia. Invertiamo la rotta è il titolo dello spettacolo che, va detto, anche a Trinitapoli da una parte ha fatto il pieno di pubblico e dall'altra ha sollevato polemiche prima ancora che lo stesso cominciasse. Critiche ingenerose sostengono i due protagonisti, perché prima bisognerebbe ascoltare e successivamente aprire il contraddittorio. Noi non esprimiamo assolutamente niente di personale, questo è il bello, infatti spesso veniamo attaccati ma poi i detrattori non vengono a vedere, non vengono a sentire, quindi senza né aver visto né sentito attaccano o ci insultano. In realtà non esprimiamo nulla di personale, abbiamo un maxi schermo dove documentiamo attraverso slide, attraverso documenti e ovviamente attraverso canzoni che traducono queste tematiche, dove appunto svisceriamo a fondo il fatto che la famiglia non nasce tradizionale, non nasce religiosa, non nasce, non so, come progetto giuridico. La famiglia tradizionale è quella naturale, nel senso uomo incontra donna, procreano e fanno un bimbo, giorno zero, no? Ora uno li può chiamare Adamo ed Eva, ma per chi non credesse, appunto non fosse religioso, li può chiamare anche Francesco e Anna, però tutti siamo d'accordo su un unico punto, che per fare un figlio ci vogliono un uomo e una donna. Le nostre considerazioni sono le stesse di Papa Francesco, che nel libro Questa economia uccide, un libro bellissimo peraltro, definisce la teoria gender una bomba atomica e nel punto 56 dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia condanna fermamente. È una pratica, è una teoria pericolosissima. Perché? Intanto dobbiamo premettere che c'è molta confusione. Qualcuno la confonde con l'educazione sessuale, qualcuno la confonde con la parità tra uomo e donna e qualcuno la confonde con l'omosessualità. In realtà la teoria gender non è nessuna di queste tre cose, è l'idea per cui uno è uomo o donna, maschio o femmina, non in base a come è strutturato anatomicamente, biologicamente, cromosomicamente, ma in base a quello che sente di essere al momento, perché è una condizione che può cambiare nel tempo.